Oggi vediamo l'altra carrozza del 7, la Eurofima Z1 di seconda classe. La vettura presenta una busta di aggiuntivi minima, dove vediamo ganci, varie tubature, smorzatori antiserpeggio, giustamente sono tutte vetture da 200 km/h, e dettagli minori utili nel caso in cui si volesse allestire il modello per un'esposizione statica. La vettura è anch'essa dotata di prese di corrente con fili. Lo vediamo subito. È interessante notare che rispetto alla Grand Comfort non ha le spie del blocco porte. Tanto è vero che se facciamo un confronto, qua ci sono questa spia qua, quel pezzo di plastica trasparente che diventa blu quando la porta è sbloccata. Su questa vettura qua invece non c'è, e questo è un elemento che risalta subito all'occhio. Proporrei di spostarci alla vista macro per vedere i dettagli più da vicino. Eccoci alla vista macro. Possiamo notare subito la nitidezza delle varie scritte. Forse un pochino meno nitido il nero, anche se al vero corrisponde una gomma, quindi ci stanno certe imperfezioni. Z1 con porta automatica con pulsanti, condotta REC, ultimo gradino ribaltabile. Vettura abilitata ai 200 km/h e adibita al servizio internazionale. Tabelle di percorrenza di tipo digitale. Nella zona dell'intercomunicante troviamo le luci rosse presenti e la riproduzione del TCN. Riproduzione del REC maschio e femmina. I respingenti non sono molleggiati. Dall'altra parte la fiancata è assolutamente identica. E il sottocassa è riprodotto. Come dicevo, prese di corrente e fili. Il timone di allontanamento tocca sia contro il REC femmina, sia toccherà poi il gancio contro il REC maschio. Su curve di raggio 360 mm è possibile che questi dettagli vadano rimossi, altrimenti la vettura non circolerà. Ricordiamo che l'ACME dà queste vetture come compatibili con raggio da 420 mm. Procediamo allo smontaggio della vettura, che è analogo alle altre vetture ACME, quindi bisogna allargare la cassa e poi sfilare verso l'alto. Dobbiamo prestare attenzione che durante questa procedura il rischio concreto è quello di imprigliare il cavo del REC maschio e quindi di romperlo. È possibile che ci siano dei rimasugli di scotch e che pertanto
qui sotto ce n'era un pochino, e che pertanto la carrozzeria faccia un pochino più fatica ad aprirsi. Troviamo anche qua l'intercapedine, dove far uscire i fili, riproduzione delle ritirate e la disposizione dei sedili in seconda classe. Io però ammetto, voglio fare un confronto. La riproduzione degli interni, come sospettavo, no, non è proprio identica. No, è diversa. È diversa. Questa qui è la Grand Comfort. E anche se la giriamo, allora, gira, no, è proprio diversa. Lo notiamo soprattutto nello spazio corrispondenza delle ritirate. È proprio fisicamente diversa. Giustamente sono anche carrozze diverse. Sono proprio diverse. Esattamente come la Grand Comfort, troviamo dei dettagli che arricchiscono la struttura attorno alle ritirate di tipo adesivo. Bene, io direi che possiamo spostarci sul tracciato per fare una piccola prova dinamica su raggio R1 e vedere come il modello si comporta. Le prove dinamiche della vettura UX Z1 cominciano nella peggiore dei modi, con un problema enorme per quanto riguarda la rotazione dei carrelli. Vorrei farvi notare la presenza di questi ganci ad occhiello, che al vero servono per il sollevamento della carrozzeria. Qua, guardate bene, il carrello ci sbatte proprio sopra. Forse l'escursione che questo carrello ha è sufficiente per curve di raggio 420 mm? Onestamente io ne dubito, e ne dubito proprio tanto. Consiglio che danno infatti è quello di procedere con la rimozione degli anelli. È interessante notare che, vista l'enorme escursione, magari al posto di rimuovere gli anelli sono sufficienti rimuovere la parte terminale di questo dettaglio, anche perché una volta rimossa questa parte l'anello andrebbe a battere proprio sulla struttura e secondo me non dà alcun problema. Io personalmente rimuoverò quest'ultima parte. Una volta accorciato quel dettaglio, e vi sfido a notare di quanto è stato accorciato, la circolazione è ottima. Possiamo quindi riprendere le prove dinamiche su curve di raggio R1. La composizione che vedete è la stessa della volta scorsa, quindi la 402B Acme in testa, una vettura Rocco Eurofima Z di seconda classe e una vettura Lima Expert Grand Comfort. Questo è uno stress test, vogliamo vedere se questo tipo di carrozza riesce a circolare su curve di raggio R1. Dal lato corretto, grazie. Lo scopriremo subito. Lo prendo per un no. Un trucchetto che ho imparato su queste vetture, quando si usano curve di raggio R1 e ganci un po' alti come ganci conduttori Merlin, e che a volte per risolvere i problemi basta limare leggermente i respingenti. La vettura infatti, a causa di questa qua dietro, a quanto pare non è limata abbastanza. Vediamo se adesso va. Sembrerebbe andare. Il problema è quella dietro. Complice anche un piccolo dislivello, quella davanti va giù, quella dietro non riesce a
far scivolare il gancio sotto. In realtà è colpa del tavolo che fa un dislivello. Però, in realtà, con qualche piccolo ritocchino, anche questa sembrerebbe andare. In spinta, invece, non dimostra alcun problema. Anche qua ricordo che la vettura è abbastanza leggera, quindi una volta un pochino appesantita, molto probabilmente alcuni problemi dinamici vengono completamente a mancare. Bene, direi che per questo video possiamo salutarci. È terminata l'unboxing di questo set Acme. Io vi ringrazio della visione e ci vediamo poi al prossimo video, domenica prossima.